Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di esterni della Juventus perché in queste ultime ore sta succedendo un po' di tutto e in realtà questo è un discorso molto importante per aggrapparci a un macro argomento che è quella della percezione che hanno i tifosi della Juventus dei vari calciatori che militano attualmente nella Juve o che militavano nella Juventus, sono andati in altre squadre e hanno fatto meglio o peggio. Partiamo da quello che è attualmente uno degli esterni della Juventus, e cioè Juan Cuadrado, perché ci sono novità inerenti al suo rinnovo. Mettetevi comodi. Cuadrado, alla 40ª presenza stagionale, ha sbloccato un bonus che gli permetterà il rinnovo in automatico per un'altra stagione, quindi con scadenza al 30 giugno 2023. Attenzione, la Juventus non ha ancora annunciato questa cosa perché si sta lavorando per splittare questo singolo anno di contratto a 5 milioni all'anno in 2 anni di contratto che faranno comunque sì guadagnare 5 milioni di euro a Cuadrado, ma spalmato in 2 stagioni per via dell'età che ha al momento il colombiano, per via dei buoni rapporti che ci sono tra Cuadrado e la Juventus e per il desiderio di Cuadrado di rimanere qua almeno altre 2 stagioni, ma per fare in modo anche che la Juve sia contenta e soddisfatta di poter utilizzare questo stipendio su 2 anni. Quindi praticamente raddoppiare la presenza di Cuadrado su 2 stagioni senza dover aumentare lo stipendio. Questa è una mossa molto intelligente della Juve, è una mossa non rivoluzionaria perché da sempre nelle big, quando un giocatore di questa età è prossimo alla scadenza del contratto, prossimo anche al ritiro, si cerca questa opportunità e quindi ci si sta mettendo d'accordo. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un annuncio da parte della Juventus, sia in un caso sia nell'altro, e poi vedremo, perché magari ci sono alcune clausole nascoste che impediranno a Cuadrado di firmare il rinnovo automatico con la Juve. Io sono abbastanza fiducioso sulla base di quello che ci siamo appena detti, e cioè c'è un accordo che permette il rinnovo di Cuadrado a priori. E se poi sono 2 anni alle stesse cifre, ancora meglio, ben venga. Lo ha dimostrato anche l'altra sera. Cuadrado rimane un giocatore indispensabile per questa Juve. Cuadrado è importante perché ha giocato con gli altri 2 esterni di cui andremo a parlare in questo momento, che sono Cancelo, con cui ha giocato nella prima stagione di Cristiano Ronaldo, quindi unica stagione di Cancelo a Torino, e Kulusevski. Ha giocato con Kulusevski l'anno scorso con Pirlo e in questi primi 6 mesi della stagione con Massimiliano Allegri. Cancelo e Kulusevski sono 2 giocatori discussi nelle ultime ore perché stanno facendo faville in Premier League e quindi qua i tifosi della Juventus sono un po' tristi di fronte a quella che è l'occasione che non abbiamo più di vedere questi 2 talenti alla Juve. C'è da dire una cosa, faccio un passo indietro. Su Cancelo io penso che ci sia poco da dire, nel senso che viene scambiato per una sorta di plusvalenza con Danilo più una trentina di milioni di euro, e quindi al di là del fatto economico, meramente economico, lo abbiamo vissuto Cancelo una stagione e sappiamo anche cos'è Danilo. Sapete, a me Danilo piace tantissimo, ma se dobbiamo fare un confronto tra Danilo e Cancelo, tra Danilo e Cancelo, penso che non ci sia tanto da dire. Cancelo è proprio un livello superiore. Danilo è sì un buon giocatore, caratteristiche completamente diverse. Se c'è la possibilità di sceglierne uno, Cancelo è anche più giovane di qualche anno rispetto a Danilo. Penso che ci sia poco da dire. E infatti c'è stato un conguaglio economico a favore della Juventus. Giusto? Non giusto? Io, ragazzi, sono sempre dell'idea che sia difficile un po' poi fare i conti in tasca alla Juve, perché la Juve comunque non ha mai fatto mancare di stagione in stagione dei colpi di livello. Nella stessa stagione in cui vendiamo Cancelo, acquistiamo per 85 milioni Matthijs de Ligt, quindi un sacrificio anche intelligente, se vogliamo. Magari erano necessari quei soldi, quegli introiti, quella plusvalenza per permetterci di respirare, di pagare ancora Cristiano Ronaldo e di fare un investimento come quello di de Ligt. A me fa sempre ridere quando ci sono delle pagine di calciomercato o delle pagine sportive o dei tifosi che dicono avevamo Demiral, avevamo Romero, poi che il fatto che siano stati gestiti male, certo, lo sappiamo, ne abbiamo già parlato tante volte, però poi quei soldi che sono stati incassati per quei giocatori sono stati reinvestiti sul mercato. Io penso che il tifoso della Juve, tra tutte le cose che può criticare la Juventus, perché secondo me ce ne sono sempre tante, soprattutto in questi ultimi anni, visto che le cose non stanno andando bene, perché semplicemente se le cose fossero andate bene come negli ultimi 10 anni saremmo ancora qui a dominare in Italia, saremmo lì a provarci in Europa. Invece purtroppo negli ultimi 2, 3, 4 anni, ragazzi, le ambizioni sono state ridimensionate nonostante Cristiano Ronaldo. Ma l'unica cosa che non si può veramente rimproverare alla Juve
è il fatto di averci sempre provato sul mercato in ogni situazione economica. Anche l'anno scorso andare a prendere Federico Chiesa, che sembrava un investimento assurdo e che invece si è rivelato molto 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 sensato, e oggi ci sta mancando tanto. Quindi purtroppo ci sono state fatte delle operazioni che dal punto di vista di campo sportivo sono assurde, e ci sono state delle operazioni che invece sono state necessarie per un discorso economico. Quasi tutte le squadre vanno ad autosostenersi al giorno d'oggi, a parte i vari Chelsea, i vari PSG sostenuti da petrolieri. Direi che in questo momento chiunque sia anche dell'idea che forse hanno più soldini, visto i prezzi dei carburanti che stanno andando alle stelle, oppure storiche spagnole come Real Madrid, come il Barcellona, che hanno non so quanti milioni di euro di debiti nei confronti delle banche e che comunque continuano a far mercato. Il Barcellona stesso quest'estate ha dovuto rinunciare a Messi perché per una clausola della Liga non era possibile. Poi gennaio ha fatto un mercato allucinante, oggi si sta parlando di che sia parametro zero, Dybala potrebbe essere un nome a parametro zero, leggevo addirittura di Lewandowski in scadenza di contratto. Purtroppo è così, il mondo del calcio è così, e finché non ci saranno delle regole ben definite, predefinite, si continuerà a fare così, ma non una regola sulle percentuali inerente a quelli che sono i fatturati, perché sarebbe troppo facile per i ricchi e troppo scomodo per i deboli, e lo dico da tifoso di una squadra ricca che in Italia andrebbe forse a distruggere il campionato, perché parliamoci bene, la Juventus, ragazzi, negli ultimi due anni ha dovuto fare non so quanti milioni di euro di aumento di capitale perché si è lavorato male, perché si sono fatti conti probabilmente che non stavano in piedi, né per meriti sportivi, né legati al Covid, né per gestione stessa aziendale. Quindi queste ultime cessioni che abbiamo dovuto fare in questi anni sono segno di una cattiva gestione, scusate la ripetizione, della Juventus sotto il punto di vista economico. E da qui entra in gioco Arriva Bene, che sì, in queste ultime settimane è super criticato per la questione legata a Dybala, però lui è lì esattamente per questo, per cercare di contenere i costi. Lo stesso Kulusevski che se ne va a gennaio, ragazzi, purtroppo io mi ricordo quando facevo le pagelle su Kulusevski, tante persone mi dicevano: ma come fai a dire che ci vedi qualcosa in Kulusevski? Com'è possibile? Un giocatore che si vede che è semplicemente scarso. E dicevo: no ragazzi, Kulusevski qualcosa ce l'ha, quel qualcosa ce l'ha, ma non riesce a tirarlo fuori. E badate bene, non l'ha tirato fuori né l'anno scorso con Pirlo né quest'anno con Allegri, non è riuscito mai a tirarlo fuori. E allora è stato deciso di sacrificare Kulusevski per arrivare a Vlahovic, anche qui autofinanziamento, per cercare un profilo più adatto, perché in realtà proprio di essere adatti si tratta. Kulusevski è perfetto per la Premier League, che è un campionato molto di corsa, di ripartenza, meno tattico, meno fisico rispetto a quello italiano, dove magari Kulusevski è addirittura costretto a giocare a spalla alla porta o in marcatura stretta su Brozovic, come tutte le volte che abbiamo giocato con l'Inter. Quindi per caratteristiche ovviamente Kulusevski è più adatto alla Premier. Poi io qua non ero convinto che Kulusevski potesse far bene con Conte, perché pensavo gli mancasse quella personalità che invece è stato bravo a tirar fuori in un contesto a lui congeniale, e quindi la mente si è liberata, si è aperta ed è riuscito a esprimersi. Ma io sono contentissimo per Kulusevski, ma questa cosa non la rimpiango, perché la cessione di Kulusevski ha permesso alla Juventus di acquistare Vlahovic, e anzi, dato che Kulusevski è in prestito con diritto di riscatto da parte del Tottenham, ben venga che faccia bene, perché significa che verrà riscattato, a differenza di Bentancur che è stato ceduto a titolo definitivo. Io mi auguro che Kulusevski continui a far bene, intanto per lui, perché io verso Kulusevski non ho niente da dire, è sempre stato perfetto, un ragazzo genuino, un ragazzo che non ha mai fatto parlare di sé fuori dal campo, non ha mai creato problemi alla Juve, quando è stato chiamato in causa il suo lo dava. Però mi fa un sacco piacere sapere che anche da un'altra parte sta facendo bene. E poi, seconda battuta, appunto per la Juve, perché verrebbe riscattato il giocatore. Vi dico anche, prendete in esempio Lukaku, che l'anno scorso, per dire, qui in Italia dominava, stradominava, è andato al Chelsea, una squadra che del centravanti puro, vecchio stampo come Lukaku, poco se ne fa. Fa pure un investimento da 100 e passa milioni di euro per assicurarselo, va a dare qualcosa come 20 milioni di sterline, una roba del genere, al giocatore come stipendio, e non gioca mai. E anche l'altra sera che entra con Real Madrid sbaglia un gol a pochi metri dalla porta, perché poi quando non giochi mai manca la fiducia, e questo si traduce anche in Kulusevski, che da noi aveva perso fiducia e quindi si è cercato di cambiare strada semplicemente. Ma ci sta, io penso proprio che abbia senso, anche perché non dimentichiamoci, Kulusevski è stato acquistato per Maurizio Sarri
a gennaio della stagione in cui c'è Maurizio Sarri in panchina. Poi Sarri viene esonerato e se lo becca Pirlo. E Pirlo fa di necessità virtù, cerca di valorizzarlo, diventa anche il giocatore che fa più presenze con Pirlo l'anno scorso. Fa anche una discreta stagione, non ottima, ma discreta all'interno di quella che purtroppo è stata la mediocrità della Juve dell'anno scorso. Quest'anno non c'è mai stato all'interno della mediocrità della Juve di quest'anno. Purtroppo quando cambi poi i profili, quando vai a fare una rivoluzione, ti aspetti anche queste. E Lukaku al Chelsea non sta giocando perché non è il posto adatto a lui. E stiamo parlando di un giocatore che l'anno scorso Lukaku dominava in Italia, un giocatore l'anno scorso Kulusevski che ha fatto una discreta stagione in Italia. Perché Kulusevski è più adatto al calcio inglese e perché Lukaku è più adatto al calcio italiano. È più adatto Kulusevski al tipo di idea che sta dando Conte al suo Tottenham piuttosto che Lukaku nell'idea, nella filosofia di quello che è il Chelsea di Tuchel, campione d'Europa in carica, che comunque ha fatto una buona Champions fino adesso, e vediamo se riuscirà a ribaltare probabilmente già questa sera il match contro il Real Madrid. Alla fine si tratta di giocatori giusti nel momento giusto perché congeniale allenatore. Io questo non mi stancherò mai di dirlo. Se compri Kulusevski per Sarri non puoi pretendere che vada bene per Pirlo e per Allegri. Se compri Arthur per Sarri non puoi pretendere che Arthur vada bene per Pirlo e Allegri. Se compri McKennie per Pirlo non è detto che McKennie sia efficace per Allegri. Adesso stiamo facendo questi esempi perché siamo qua, ma la stessa cosa, Cancelo all'epoca probabilmente fu ceduto perché non si trovava comunque bene né Allegri né Cancelo nell'essere uniti, e quindi si cambia tranquillamente senza problemi. Poi certo il rimpianto c'è, è giusto che ci sia il rimpianto, perché guardate cosa sta facendo Cancelo negli ultimi anni col Manchester City. Però non dimentichiamoci che magari alcuni giocatori come De Ligt, che per quanto mi riguarda a mani basse è il giocatore migliore della stagione della Juve, magari è arrivato per quello. Quando ci stropicciamo gli occhi di fronte ai gol e agli assist di Kulusevski che sta facendo benissimo al Tottenham, non dimentichiamoci che da noi è arrivato Vlahovic. Questa penso che sia una cosa doverosissima da dire, perché sennò banalmente ci teniamo Cancelo ma magari non abbiamo De Ligt, magari ci teniamo Kulusevski e non abbiamo Vlahovic. E questa concezione di lodare sempre quello che c'era ma mai quello che c'è, per dire Dybala oggi da una parte della tifoseria è trattato come un giocatore normale, ma perdere Dybala a parametro zero per la Juventus, ragazzi, sarà un danno incredibile. E anche qua ce ne accorgeremo tra un anno, quando magari vedremo delle giocate sopra fine di Dybala in un'altra squadra, da stropicciarci gli occhi e diremo però da noi non le faceva. No, da noi le faceva, ma non siamo in grado di godercele mai, tante volte non siamo in grado di goderci il presente. Lo stesso Vlahovic, anche l'altro giorno vi ho portato una tabella in cui vi dicevo guardate Vlahovic, questi sono i numeri di tutta la squadra della Juventus, questi sono i numeri di Vlahovic. È inutile mettere in croce Vlahovic, è inutile pensare che si stia rovinando la Juve, perché non è così. Noi non ci stiamo godendo Vlahovic, io questo ve lo dico dal profondo del cuore, non ci stiamo godendo Vlahovic, una parte della tifoseria, perché mi ritrovo tutti i giorni un sacco di commenti di persone che mi scrivono la Juventus ha rovinato Vlahovic. E allora ragazzi, bisogna anche però cercare di prendere con le pinze certe affermazioni, cercare di contestualizzare, perché ora vi posto questo, che è una foto che ho pubblicato su Instagram, ho pubblicato la stessa cosa anche su Twitter. Questi sono i numeri di Vlahovic su azione con la Fiorentina e con la Juventus, sono molto simili, addirittura con la Juventus sono leggermente migliori in questo momento. Poi è ovvio che è un campo ristretto, stiamo parlando del doppio dei dati alla Fiorentina, e quindi dovrà essere bravo a mantenere questa media alla Juve e magari aumentarla, perché per quanto mi riguarda Vlahovic, ragazzi, ha dei margini di miglioramento che sono allucinanti, incredibili. E qua deve essere bravo l'allenatore a capire come servirlo al meglio, perché nel discorso che facevamo nel video l'altro giorno, Vlahovic secondo me è molto bravo a giocare a spalla alla porta, ma se gioca solo a spalla alla porta perdi tanto del suo potenziale, perché è ancora più bravo ad attaccare la profondità. E quindi cerchiamo di valorizzare Vlahovic, cerchiamo di capire qual è il modo migliore per servirlo. La profondità gliela può dare Dybala, appunto, come nella palla dell'altra sera col Cagliari, un po' lunga, certo, ma Vlahovic ci crede, in un'unica palla giocabile fa gol. Oppure sono meglio due esterni, appunto, come Chiesa quando tornerà, e come sarebbe magari potuto essere Kulusevski. Sì, poteva benissimo esserlo, perché comunque magari un giocatore lì, con quelle caratteristiche lì, sul largo, poteva aiutare Vlahovic. E invece no, perché per raggiungere Vlahovic abbiamo dovuto vendere Kulusevski. Ma questo avviene sempre. Io mi immagino magari oggi mio padre, fa l'esempio di mio padre, che all'epoca, adesso questo è un esempio macro, no?
Ma all'epoca per gustarsi Nedved, che vince il pallone d'oro, ha dovuto cedere Zidane. E non è che magari mio padre andava a dire sì, però guarda cosa sta facendo il Real Madrid Zidane. Ma lo sapevamo che Zidane era fuori. Ma un esempio più recente può essere Pogba. Quando abbiamo venduto Pogba, siamo stati anni a dire però cosa sta facendo Pogba, dirà sì, però tu ti sei preso Higuain in quel caso. E quante volte abbiamo esultato e goduto col Pipita? Io tuttora verso il Pipita credo di avere una riconoscenza infinita, perché uno dei giocatori che più mi ha fatto emozionare in questi anni di Juventus sono i giocatori che faceva sembrare tutto facile. Ma anche qui noi stiamo facendo il paragone tra Vlahovic e io tante volte sento sì, però Vlahovic non fa la roba che faceva Higuain. Beh, ragazzi, scusatemi, grazie al piffero, Vlahovic ha 22 anni, cioè forse noi ogni tanto ci dimentichiamo questa. Vlahovic non aveva mai giocato nella Juventus, Vlahovic gioca nella Juve da 2 mesi, 3 mesi, a 22 anni, e ha avuto un impatto che è super positivo. Come potrebbe avere lo stesso impatto di un Higuain che arriva a 28 anni alla Juve, dopo aver giocato nel Real Madrid, aver giocato nel Napoli vincendo il capocannoniere, realizzando il record della storia del campionato di Serie A di marcature, dopo essere stato titolare dell'Argentina in finale di Coppa del Mondo? Com'è possibile? Ma sarebbe allucinante il contrario, ci sarebbe da preoccuparsi, perché Vlahovic diventerebbe un giocatore forse unico, uno stampo forse unico. Vlahovic sta facendo benissimo e noi riusciamo a crearci in casa dei casi dove non ci sono, soltanto perché forse abbiamo più nostalgia dei giocatori che non sono più nostri. Ma è normale questa cosa, è normale avere nostalgia nei confronti di calciatori che stanno facendo bene da altre parti, dove hanno fatto bene, perché secondo me Cancelo non ha fatto male alla Juventus, o meno bene come Kulusevski. È normale. Ma però, perché non riusciamo a goderci mai casa nostra? Cioè, abbiamo le ultime 10 partite, probabilmente 9 partite, 8, 7, con Vlahovic che può essere servito da Dybala, e non riusciamo a godercele. Stiamo già pensando che il campionato è finito e non c'è più niente da fare. Perché? Perché probabilmente non vinceremo lo scudetto. A me non piace tanto questo modo di ragionare. Poi è ovvio che ognuno è liberissimo di farlo, come io sono libero di dire che una cosa non mi piace, ecco, questa penso che sia giusta. Però chiedo un po' meno nostalgia nei confronti di quello che non è più nostro, è un po' più sostegno a quello che è nostro, perché ad oggi abbiamo veramente dei ragazzi a cui aggrapparci per il domani. Io penso a De Ligt, io penso a Vlahovic, io penso a Chiesa, io penso a Locatelli, penso, ma se vogliamo banalmente, ma anche a Luca Pellegrini, a Weston McKennie, a Zaccaria, questi giocatori qua, perché non c'è più la concezione, non c'è più la via di mezzo tra lo scarsone, minchia questo è scarso, e il fenomeno. Kulusevski era un ciabattaro da noi, adesso è un fenomeno. Per me era un buon giocatore da noi che non riusciva ad esprimersi, e rimane un buon giocatore adesso che ha trovato la sua strada. Come Luca Pellegrini, o è un fenomeno ed essere il titolare della Juventus, oppure deve essere ceduto perché fa schifo. Per me Luca Pellegrini ad oggi, la sua prima stagione a Juve, sta facendo molto bene e si candida per il ruolo di titolare in alcune partite, non ritenendolo pronto per essere titolare al 360 gradi nella Juventus. Noi non abbiamo più le vie di mezzo, non ce le abbiamo più. Uno è un fenomeno o fa schifo. Come siamo arrivati a questo punto? Io la risposta a questa domanda ce l'ho, ma me la tengo per me, perché sennò qua viene giù tutto.